I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Piazza Dante hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto un pregiudicato straniero di 39 anni, senza fissa dimora, per tentata rapina aggravata ai danni di un pensionato 82enne. In particolare, l'aggressione all'anziano è avvenuta verso le ore 5:30 del mattino, mentre lo stesso stava percorrendo via Don Luigi Sturzo per incasare, dopo aver accompagnato alla vicina fermata dell'autobus la moglie, che doveva andare in aeroporto. In questi terribili istanti, il malcapitato è stato improvvisamente raggiunto alle spalle dal 39enne, che armato di una pietra di grosse dimensioni, senza alcuna remora, lo ha colpito alla nuca, facendolo cadere al suolo dopo aver perso l'equilibrio. Una volta a terra sono stati purtroppo vani per l'anziano i tentativi di difendersi, poiché il malvivente ha iniziato a infierire su di lui, colpendolo con calci e pugni al volto, per poi rovistare nelle tasche dei pantaloni e del giubbotto della vittima, rendendosi solamente quando ha capito che non c'era nulla da trovare addosso alla sua preda, che non aveva denaro al seguito. A quel punto l'aggressore ha quindi lasciato il povero 82enne privo di forze, sull'asfalto, con volto e nuca completamente insanguinati, allontanandosi tra i veicoli adiacenti per far perdere le proprie tracce. Fortunatamente un passante che transitava sul posto ha notato la scena del povero anziano sanguinante, riverso al suolo, e ha allertato il 112, consentendo l'intervento in pochi minuti di una pattuglia di carabinieri, facendo affluire sul posto un'ambulanza che lo ha trasportato presso il più vicino ospedale ed è attualmente fuori pericolo di vita. Fondamentale a riguardo la visione di sistemi di videosorveglianza presenti nell'area del tragico avvenimento. Tale combinazione di fattori ha infatti consentito agli investigatori di risalire in breve tempo al malvivente. E così è scattata la caccia all'uomo, che ha avuto il suo epilogo in meno di 24 ore, quando i carabinieri lo hanno intercettato mentre vagava in via Ventimiglia, con indosso ancora il giubbotto, la felpa e lo zaino in spalla che portava al momento dell'aggressione. Per tali motivi il 39enne è stata disposta alla custodia cautelare in carcere del malvivente presso la cassa circondariale di Catania, Piazza Lanza. I carabinieri della stazione di Zafferana e Tennea sono riusciti a evitare che un 28enne del luogo si togliesse la vita, intervenendo per tempo presso la sua abitazione. In particolare, nella tarda mattinata, il giovane, caduto da qualche tempo in uno stato depressivo per questioni lavorative, era riuscito a sottrarre al padre le chiavi dell'auto di famiglia per scappare a bordo del veicolo, spegnendo il telefono cellulare così da non essere rintracciato. I familiari, allarmati da questo gesto e temendo il peggio, si sono subito recati presso la caserma del paese per chiedere aiuto ai carabinieri, non potendo immaginare che la fuga fosse in realtà un tentativo di depistaggio. L'intento del ragazzo, infatti, come successivamente ricostruito, era stato proprio quello di far allontanare i parenti da casa in modo da poter avere il via libera per aprire l'armadio blindato presente in casa, nel quale il padre, cacciatore, custodiva due fucili e una carabina legalmente detenuti e utilizzarli per farla finita. Il dettaglio delle armi custodite nell'abitazione però non è sfuggito ai militari, che ben conoscendo i soggetti che nel territorio possiedono a vario titolo fucili o pistole, hanno intuito la trama messa in atto dal giovane, precipitandosi immediatamente presso l'appartamento della famiglia. L'intuito investigativo evidenziato in effetti è stato confermato dalla scena che si è presentata davanti ai carabinieri, che, fatta irruzione in casa, hanno appunto soppresso il ragazzo nel tentativo di aprire la cassaporte contenente le armi del padre. Alla luce di quanto è accaduto, i carabinieri, dopo averlo calmato e rassicurato, instaurando con lui un dialogo volto a comprendere il suo disagio, hanno chiesto l'intervento dei medici del 118, i quali hanno accompagnato il 28enne presso l'ospedale di Giarre per accertamenti. Scongiurato il peggio, i militari, al fine di tutelare il giovane e l'intera famiglia, hanno proceduto al ritiro cautelare delle armi, che verranno restituite al padre quando il ragazzo sarà guarito. I carabinieri del comando provinciale di Catania, impegnati non solo nella lotta al crimine ma anche nella diuturna tutela della sicurezza della gente, ricordano che sono attivi alcuni numeri utili dove poter chiedere soccorso, informazioni e segnalare problemi, e call center di diverse istituzioni che offrono a chi ne dovesse avere bisogno tutte le informazioni necessarie. Il comando provinciale della Guardia di Finanza di Siracusa, retto dal colonnello Lucio Vaccaro, è costantemente impegnato nel contrasto a tutte le condotte illecite in materia di evasione fiscale e di esercizio abusivo della professione.
In tale contesto, i finanzieri della tenenza di Lentini hanno scoperto nel comune di Francofonte un estetista che esercitava abusivamente la professione in assenza dell'iscrizione all'albo prevista dalla legge 1/1990. L'attività illecita veniva svolta presso un locale ricavato all'interno di un'abitazione privata. Le Fiamme Gialle, infatti, hanno scoperto una stanza dotata di tutte le attrezzature utili per lo svolgimento della professione estetica pronte per essere utilizzate. L'improvvisata estetista è stata segnalata all'Assessorato regionale delle attività produttive di Palermo per l'irrogazione della prevista sanzione amministrativa, già definite dalla parte. Sono state sequestrate inoltre tutte le strumentazioni e i prodotti cosmetici necessari per l'attività illecita. Sono in corso accertamenti volti a ricostruire la posizione fiscale del soggetto sanzionato. L'attività della Guardia di Finanza si pone a contrasto del sommerso d'azienda che pregiudica gli equilibri economici e finanziari del Paese, essendo orientato alla riduzione illegale dei costi di struttura per massimizzare i profitti e ottenere vantaggi competitivi impropri a discapito dell'economia legale. Martedì 27 febbraio alle ore 11 il sindaco Enrico Trentino e l'assessore alle politiche comunitarie e sport Sergio Parisi consegneranno ai cittadini la nuova area attrezzata a Montepò, nei pressi della via Salvatore Salomone Marino, a seguito del completamento dei lavori di riqualificazione realizzati grazie ai fondi del PON Metro 2014-2020. Lo spazio è stato trasformato in un'area polivalente, predisposta a più attività e distinta in zone funzionali, area per le attività sportive, un campo da calcetto di ultima generazione e zone da adibire al tempo libero e al playground. Inoltre sono stati installati nuovi arredi smart e pavimentazioni drenanti, sono state riqualificate le aree verdi con la piantumazione di specie arboree anti-smog, contribuendo a ridurre l'emissione di CO2 e sostanze nocive. Carabinieri, supereroi e associazioni di volontariato insieme al centro commerciale Porte di Catania in occasione dei progetti di Divisa Amica e Comune Amico, organizzati dall'associazione Umanità Progressum, volte a rafforzare e promuovere la diffusione della cultura della legalità attraverso l'organizzazione di eventi sociali. Una vera e propria festa per i bambini e ragazzi, di cui alcuni con disabilità, che hanno potuto trascorrere un'intensa ed emozionante mattinata con i carabinieri del Comando Provinciale di Catania e con i supereroi della Marvel. Musica e divertimento sono stati gli ingredienti della mattinata. I bambini e i loro familiari hanno scattato centinaia di foto con i loro personaggi preferiti e con i carabinieri, ai quali hanno posto diverse domande e curiosità. Particolarmente apprezzate sono state le moto dell'arma, due Ducati multistrada di ultima generazione, sulle quali i ragazzini hanno giocato, azionando anche le sirene lampeggianti. Successivamente, la folta platea di giovani è stata coinvolta in un'attività di indagini scientifiche, durante la quale gli intervenuti si sono cimentati nella ricerca di prove, come in una vera e propria indagine sulla scena del crimine. Le attività investigative sono state dirette dai carabinieri della sezione investigazioni scientifiche del Comando Provinciale di Catania, che hanno fornito agli aspiranti investigatori tutti i necessari chiarimenti e spiegazioni per svolgere i rilievi tecnici. Al termine delle operazioni è stato rilasciato a ciascuno corsista un diploma di partecipazione e la classica placca che gli ha conferito la qualifica di piccolo detective. Allo Jacopone di Taranto si affrontano per una rivalità storica Taranto e Catania, rossoblu che vengono da 5 risultati utili consecutivi, da 6 partite senza perdere davanti al proprio pubblico e da 2 vittorie consecutive. I rossazzurri invece, che fuori casa nel 2024 non hanno ancora vinto e hanno conquistato solamente un pubblico lontano dal Massimino nel nuovo anno. Arbitra Silvia Gasperotti di Rovereto. La prima occasione è proprio per i padroni di casa, con il pallone che da De Marchi arriva alla sventagliata di Calvano, che da fuori però non mette paura ad Albertoni. Poi dal primo corner della gara Ferrara tocca per Matera il pallone al centro, dove si scatena una mischia risolta prima da Calvano e poi da Mike con De Marchi. Primo gol per l'ex Padova in maglia Taranto, secondo in stagione dopo quello in Coppa con il Legnago, e torna in gol in Serie C dopo 493 giorni
l'ultima volta il 19 ottobre 2022 contro la Triestina, proprio con la maglia della Padova. Questa la zampata vincente del centravanti numero 90, che oggi sostituisce un Canutè squalificato per gli uomini di Capuano. Poi si scatena Chiricò, che fa partire un sinistro velenosissimo che Vannucchi deve mettere in calcio d'angolo. Una traiettoria stranissima quella partita dal mancino del numero 32, che poi dopo quest'altro tiro di Welbeck va ancora al sinistro e si guadagna un altro calcio d'angolo. Dal calcio d'angolo successivo proprio Chiricò va praticamente a cercare il gol olimpico. Vannucchi però riesce a bloccare con il brivido, perché Teglio era arrivato lì a disturbarlo, ovviamente però in maniera fallosa. Nella ripresa ancora da calcio d'angolo a rendersi pericoloso il Taranto, questa volta il tocco di Matera per Ferrara, il colpo di testa di Miceli che spacca la traversa, poi lo stesso Matera che dalla bandierina arriva a tirare e prende solo l'esterno della rete. Occasione clamorosa per il 2-0 della squadra ionica. Questo è il colpo di testa dell'ex Turris. Ci prova in tutti i modi il Catania, che però non riesce a trovare la via della rete. Qui ci prova il piazzato di Welbeck, il volo di Vannucchi che concede solamente calcio d'angolo. Un tiro bellissimo quello del centrocampista ganese, altrettanto bello il volo della classe 2004 del Taranto, che deve difendersi dai tanti cambi del Catania. Uno di questi è Buà, che mette il pallone sul sinistro di Pietro Cianci, l'ex della gara, che dopo il tocco di Mastro Monaco non trova però la porta. Sempre da corner il Taranto, questa volta il sinistro è di Fiorani, entrato nel secondo tempo per l'infortunato Matera. Pallone deviato che finisce ad Albertoni, poi l'occasione al 93esimo per Cianci che controlla, si gira e calcia, e però mette di poco a lato il sinistro del possibile 1-1 e del possibile gol dell'ex. E anche l'ultima emozione di questa gara, che finisce con la vittoria per 1-0 del Taranto, che arriva a 3 vittorie consecutive in casa. Una partita che si è messa diciamo su un binario complicato, perché avete subito un gol su un episodio sostanzialmente. È mancato forse lo spirito di iniziativa in una parte centrale, poi nel secondo tempo avete messo fuori anche un po' di carattere in più, però vi è mancato forse la scintilla giusta per poterla riaprire questa partita. Sì, purtroppo il primo tempo loro, con tante pallonate, con tante palle lunghe, con diciamo, un calcio sporco, ci ha messo nell'area nostra. Noi non siamo riusciti a buttarci fuori con le nostre qualità. Ci hanno fatto un gol che sinceramente non me lo aspettavo, e non, che è capitato dalla fortuna loro. Ma al secondo tempo abbiamo fatto vedere quello che eravamo noi. Ci è mancato forse un po' di cattiveria davanti per fare il gol. Io per primis non sono riuscito a portare la palla davanti al nostro attaccante, ma le occasioni le abbiamo create, la personalità l'abbiamo messa, il carattere l'abbiamo fatto vedere, ma purtroppo non siamo riusciti a fare un gol. Forse però avete subito anche quella pressione costante che non vi ha consentito di aprire il gioco. Taranto, squadra aggressiva, di categoria, che vi ha bloccato un po' sul nascere. Ecco, forse anche lì nasce la difficoltà. No, beh, nel secondo tempo si è visto che noi con la palla ci siamo fatti idee, abbiamo creato pure tante occasioni, eravamo sempre nel momento giusto, nello spazio giusto. Purtroppo anche loro hanno difeso bene, questo è tutto. C'è una costante però che bisogna evidenziare, e che manca la costanza, appunto. Dopo il convincente successo di domenica c'è questo risultato che vi penalizza oltremodo, ma vi fa mancare ancora quel saltino di qualità che forse tutti si aspettavano, anche in vista della partita di mercoledì. Sì, sicuramente ci manca un po' di costanza, ma sicuramente la troveremo in casa, con i nostri tifosi, con il loro sostegno. Noi faremo molto meglio.